Buonasera e ben ritrovati per il nostro 29esimo appuntamento con Calcio Totale. Il Pescara non va oltre uno scialbo 0-0 contro il Bari e non sfrutta a dovere il turno casalingo. Domani la sfida contro lo Spezia che precede proprio i biancazzurri di 2 punti in classifica. Con me questa sera e come sempre dall'inizio di questa stagione calcistica, Giovanni Tondo Donati, giornalista del Centro e voce ufficiale di Sky per le partite interne della Virtus Lanciano, il Pescara. Ciao Giovanni. Ciao Oscar, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie, e come sempre anche con noi Giancarlo Febbo, Corriere dello Sport. buonasera. Volevo dire che Giovanni non è più alto di me, si è messo la sedia. Sì, sono la sedia Siamo più alta. Qui uguali. c'è un gioco di sedie per risultare più alti. A brevissimo ci raggiungerà in studio anche Luigi Di Marzio, il collega del Centro, sta tornando, ci porterà le ultimissime novità sulla formazione del Pescara e su tante cose che riguardano la partita di domani. Vi ricordo che ovviamente potete seguire la trasmissione anche in streaming sul sito di Rete 8, www.rete8.it. A partire dalla mezzanotte di oggi potete vedere anche la prima replica. A partire da domani invece sul sito della trasmissione calciototale.eu è a disposizione l'ultima puntata, ma sono a disposizione per chi lo volesse tutte le puntate che abbiamo fatto fino a questo momento. Direi che davvero è tutto, possiamo partire con l'editoriale. Contro il Bari non si va oltre lo 0-0. Ci si aspettava una vittoria, ma vittoria non è stata. Contro il Bari, che si è dimostrata essere una buona squadra, il Pescara non riesce a vincere anche perché riesce nell'impresa di non tirare mai in porta. In verità ci sono stati 2 tiri, uno di Caprari, una sorta di passaggio al portiere e un tentativo di Bjarnason, che il portiere avversario devia in calcio d'angolo con la palla che sarebbe, in ogni caso, andata fuori dallo specchio della porta. C'è stato infine un clamoroso fallo di rigore ai danni di Melchiorri, che l'arbitro non ha fischiato. Poco, troppo poco, per pretendere di vincere una partita che sarebbe stata molto importante vincere. La sindrome dell'Adriatico. I numeri dicono che il Pescara raccoglie più in trasferta che in casa. Fino ad oggi i biancazzurri hanno disputato 16 gare in casa e 16 in trasferta. 26 i punti conquistati in trasferta, frutto di 7 vittorie e 4 pareggi. 22 i punti conquistati in casa con 5 vittorie e 7 pareggi. Le partite perse sono 4 all'Adriatico e 5 quelle in trasferta. Interpretando i numeri si può affermare che il Pescara di Marco Baroni rende di più quando non è costretto a fare la partita, quando cioè il pallino del gioco è in mano all'avversario. In quelle condizioni i suoi calciatori, molti dei quali dotati di una tecnica superiore alla media, rendono al meglio. Se accanto ad una valutazione quantitativa esprimiamo anche una valutazione qualitativa, non possiamo non dire che la squadra soffre quando deve impostare il gioco e dettare i ritmi di gioco. Una squadra dunque camaleontica, che si adatta all'avversario, pronta a sfruttare le debolezze altrui, incapace però di nobilitare ed esaltare le proprie virtù. Alla Spezia per vincere. Se dunque i numeri non mentono, il Pescara potrebbe recuperare i punti non conquistati in casa contro il Bari nella trasferta di domani in terra ligure. Sarebbe una vittoria molto importante conquistata contro una diretta concorrente. E dunque, numeri a parte, se il Pescara vuole continuare a coltivare sogni di gloria, deve cogliere un risultato positivo contro lo Spezia, perché, arrivati a questo punto della stagione, ogni partita è determinante. Step by step, dicono gli inglesi, passo dopo passo. Fra poche ore scopriremo se possiamo continuare a contare i passi che ci dividono dalla Serie A, oppure dobbiamo cominciare a pensare al prossimo campionato di Serie B. Buon campionato a tutti! Eccoci dunque rientrati in studio, Giancarlo. Diciamolo, mi aspettavo di peggio. Ti aspettavi di peggio, sì, lo so. Quindi questa volta non ti ho stupito. Diciamo però, lo 0-0 contro i Bari si può affermare che sia stato uno scialbo 0-0. Soprattutto la cosa che mi ha fatto più
riflettere è stato il fatto che il Pescara non è stato capace di tirare in porta. In realtà nemmeno un tiro in porta, se si esclude quella appunto occasione avuta da Bjarnason, che il portiere ha deviato in calcio d'angolo, ma la palla abbiamo visto tutti che sarebbe stata comunque indirizzata fuori dallo specchio della porta. Ah, sono correnti di pensiero, la tua è assolutamente condivisibile, anche se era una partita molto difficile, sinceramente. A parte che il primo quarto d'ora il Pescara ha attaccato in maniera abbastanza insistente e aggressiva. E io ci metterei un'occasione che non è citata, ma che secondo me era una grande occasione. Cioè il calcio di punizione di Pasquato dal limite dell'area, al decimo minuto, mi sembra. Che quella, in genere, Pasquato da quella posizione fa qualcosa di più di quel tiro alto. E poi sappiamo come vanno queste partite, quindi l'episodio le può cambiare. L'episodio era abbastanza netto, anzi era nettissimo il calcio di rigore, forse c'era anche espulsione, quindi secondo me se l'arbitro avesse applicato il regolamento magari quella partita poteva cambiare. Che devo dire, magari un po' più di coraggio certo non sarebbe guastato, però è anche vero che così come ha tirato poco ha rischiato nulla, diciamo. Tenendo presente pure che il Bari è una delle squadre che ha l'organico migliore, insieme al Pescara, insieme al Bologna, a me sembra una squadra molto, molto forte, quindi diciamo ha mantenuto il Pescara quel distacco di 6 punti, perché il Bari ha le stesse ambizioni nostre. Quindi tutto sommato è una partita che nell'arco di un campionato di Serie B, in questa fase così delicata, ci può stare. Io sai come l'ho paragonata a una partita di playoff, perché se voi vedete a fine anno le partite di playoff sono quasi tutte così, squadre bloccate che non si smuovono, quindi l'importanza della posta in palio ha un po' diciamo paralizzato le gambe dei giocatori. Giovanni, 7 vittorie fuori casa, 5 vittorie in casa. È esagerato parlare di sindrome dell'Adriatico oppure c'è qualcosa di vero in questa affermazione? Dipende cosa intendiamo per sindrome. Non credo che la squadra sia avvolta da paure o timori quando scende in campo in casa. È proprio, secondo me, nel DNA di questa squadra. Una squadra che quando deve fare la partita incontra un po' troppe difficoltà, quando invece deve agire di rimessa offre il meglio di sé. Io credo che i dati siano abbastanza chiari, non c'è assolutamente da vergognarsi, perché il Pescara comunque resta in una buona zona di classifica, anche se andrà, secondo me, deve essere migliorata questa posizione, anche in chiave playoff. Per quanto riguarda la partita col Bari, ci sono gare a un certo punto del torneo che non vanno perse nel modo più assoluto, questa è una chiara insomma espressione. La stessa critica può essere mossa, secondo me, al Bari. Il Bari, secondo me, avrebbe dovuto fare qualcosa di più, perché il Pescara ha mantenuto le distanze dal Bari, dallo stesso Bari, non dal Perugia che ha vinto, però il Pescara non poteva permettersi di perderla questa partita. Ecco perché possiamo ritenerci comunque, secondo me, soddisfatti della prestazione. Giancarlo, quindi tutti contenti. Io no. Sul piano, penso sul che gioco, sia stata sul gioco l'abbiamo ribadito. Nel senso, detto anche Giancarlo che ci voleva maggiore coraggio, quindi abbiamo fatto un grosso passo in avanti. Anche Giancarlo ha fatto un grosso passo in avanti verso di noi. No, io dico che ovviamente sull'allenatore mi sono già espresso, sul gioco della squadra mi sono già espresso. Mi è sembrato molto strano, francamente. Io faccio fatica a ricordare una partita senza nessun tiro in porta. Cioè, l'aspetto secondo me più preoccupante è questa sorta di involuzione casalinga, perché non tirare in porta vuol dire che non sviluppi una mole di gioco sufficiente per arrivare a tirare in porta, e questa poi è la verità. Però a Giancarlo ti volevo chiedere un'altra cosa. Possiamo definirla una squadra camaleontica, cioè si adatta molto all'avversario ed è pronta a sfruttare le debolezze dell'avversario piuttosto che esaltare le proprie tante virtù. Ti riconosci in questa definizione? Allora, mi riconosco sicuramente nella seconda fase, perché effettivamente quando trova un avversario più debole che si scopre, il Pescara è devastante e lo travolge, come ha fatto spesso in trasferta, come ha fatto con la Pro Vercelli, come ha fatto con l'Entella, anche col Carpi, perché non dimentichiamo che la partita col Carpi sarebbe finita in condizioni di normalità 3-0, come avevo pronosticato io, scusa questo, però l'avevo detto, perché Pasquato all'ultimo minuto ha tirato fuori
cioè, ma noi l'abbiamo, l'abbiamo ricordato, tu non c'eri la scorsa partita, scusa, l'abbiamo ricordato. Ti ringrazio tantissimo. Mentre il discorso della squadra camaleontica è diverso, nel senso che capita a volte che in particolari frangenti Baroni si metta a specchio dell'avversario se va un po' in difficoltà, ma se no comunque una sua identità la mantiene, quel 4-4-2 che comunque è attrazione anteriore nelle caratteristiche degli uomini, perché non dimentichiamo che il Pescara ha due esterni alti che potrebbero essere benissimo due ali. Infatti Baroni in questo somiglia un po' a Mourinho, nel senso che riesce a costringere giocatori con caratteristiche offensive a fare anche la fase di ripiegamento, che non è una cosa semplice. Come si suol dire, come? In queste occasioni io mi dissocio da quello che ha detto Giancarlo, senza che si assume lui la responsabilità di aver accostato il nome di Baroni a quello di Giuseppe Mourinho. Faceva giocare Eto'o, sì, ma io mi dissocio a prescindere, diciamo. Va bene. Mi dissocio a prescindere perché mi sembra davvero che siamo su pianeti diversi, non però, nemmeno su dimensioni diverse. Però io mi ricordo che tu una sera in un'altra trasmissione hai detto la stessa cosa. Di chi? Io ho detto così come Mourinho, ecco, è stato capace di far fare anche il terzino, esatto, a Eto'o, e quello volevo dire io, lui fa fare il terzino, ma non, anche detto, a non l'ho paragonato a Mourinho, no, c'è una sottile linea che ci divide su questo, di differenza. Giovanni, possiamo dire che nella partita di domani contro lo Spezia ovviamente c'è una disposizione di tre risultati, perdere vorrebbe dire mettere una, a questo punto, punti importantissimi tra lo Spezia, appunto, che già precede il Pescara di due punti, e il Pescara stesso, una partita domani che non si può perdere, possibilmente si dovrebbe vincere, ma assolutamente non è da perdere. No, se il Pescara dovesse perdere significherebbe allontanarsi troppo dal secondo posto, e questa è la maggiore preoccupazione. Si può anche perdere e poi rientrare tranquillamente in zona playoff, però in caso di sconfitta credo che la seconda piazza sia quasi impossibile. E Giancarlo, sì, quindi da quello che dice Giovanni pensa che sia ancora possibile per il Pescara raggiungere il secondo posto. Tu sei dello stesso avviso? Beh, da un punto di vista aritmetico sì, perché sono 6 punti, ci sono tante altre squadre in mezzo, però ce ne sono 30 a disposizione, 6 punti di svantaggio dal Bologna. È chiaro che bisognerebbe evitare di perdere domani, però diciamo, il risultato lo possiamo lasciare anche alla fine. Adesso godiamoci questa partita, giochiamocela, perché lo Spezia è una squadra che ha una certa intensità, è una squadra anche che attacca. Il Pescara ha delle assenze importanti, però ha anche la possibilità di fare male. Poi sappiamo, ce l'ha detto pure il mister del Bari, Davide Nicola, che questo è un campionato che si gioca sulle transizioni, e quindi, anche se ho visto la tua faccia quando l'ha detto, è stato bellissimo. Però sai che cos'è? Che adesso, no, la lingua italiana ha questo grande pregio, diciamo, cioè, ha tantissimi termini, sì, che tanti neologismi, un vocabolario diciamo altrimenti molto asfittico, nel senso che la transizione sarebbe è quello che mio padre chiamava catenaccio e contropiede, quindi diciamo, certo, è molto più nobile chiamarla neologismo. Transizione, questo lo diciamo a beneficio dei telespettatori più giovani, dei tifosi, quando oggi sentite parlare di transizione si parla di catenaccio e contropiede, cioè, significa tutti chiusi dietro e poi pronti a ripartire in avanti. Non è esattamente così, però rende l'idea, quello che hai detto tu. Il neologismo è sempre è la bellezza della lingua italiana. Della lingua. Però ecco, volevo dire, il calcio poi si evolve. Adesso, quest'anno, tutti gli allenatori, un po' per scelta, un po' per spirito di adattamento, perché comunque sia... lo fa il Carpi, che è primo, quindi lo fa pure il Bari, lo fanno un po' tutti. Adesso utilizzano questa pratica, chiamiamola così, perché il calcio cambia con una rapidità spaventosa. Io ricordo ancora 10-15 anni fa, mi sembra, quando ci fu Lippi che inventò il cambio di modulo durante la partita, e sembrava una rivoluzione perché le squadre partivano in un modo e restavano in quel modo per tutti i 90 minuti. Poi lui l'inventò. Adesso, diciamo, è prassi cambiare il modulo durante la partita. Si usa a giocare in questo modo, poi è chiaro che se ci fosse forse c'è qualche voce fuori dal coro, che magari il Perugia di Camplone mi sembra che non lo pratichi molto.
pensi a impostare di più. Però tutto sommato questo è il tipo di gioco di quest'anno, della Serie B di quest'anno. Un gioco che a me personalmente non solo non mi piace, ma penso che se protratto ancora per molto tempo porterà inevitabilmente alla fine dell'amore dei tifosi per il calcio, perché ma per fortuna un tifoso va a vedere la partita per vedere appunto tiri in porta, giocate, siccome il calcio si evolve, può darsi che l'anno prossimo non sarà più di moda. Speriamo che tu abbia ragione in questo senso. Però la Serie B è stata quasi sempre così, è stata quasi sempre così. Vorrei ricordare che 3 anni fa c'era una squadra che segnava gol a raffica e che giocava in un modo diverso. La stessa cosa però lo fa il Perugia di Andrea Camplone. Giovanni, andiamo a vedere attraverso le classifiche se anche le classifiche, i voti che abbiamo messo ai calciatori questa settimana rispecchiano un po' quello che abbiamo detto nell'editoriale e comunque l'andamento che abbiamo descritto della partita. Sì, leggiamo subito i voti. Allora, migliore in campo per quanto riguarda Pescara Bari è Bartosz Salomon, ormai non è più una novità, sicuramente uno dei migliori degli ultimi tempi, 6,8 in media. Poi Bjarnason 6,2, Melchiorri 6,6, Pettinari 6,2, Memusciai 6,1, 6 per Brugman e Fiorillo, 5,8 per Zuparic, 5,7 per Rossi e Pucino, 5,6 per Sansovini, 5,2 per Pasquato, 5 per Gianluca Caprari, 5,6 invece il voto per Marco Baroni. Quindi Giancarlo, sì, si conferma forse il più continuo e da questo punto di vista il leader assoluto della squadra, Salomon, ormai un calciatore che ha dimostrato davvero che questa categoria gli sta stretta, grandissima partita anche di Melchiorri, oltre che per il rigore diciamo che si era procurato, certo, e che ingiustamente l'arbitro non ha dato, ma comunque un giocatore sempre molto pericoloso, anche se nella partita contro il Bari abbiamo avuto ci sono stati momenti in cui l'abbiamo visto fare il centrocampista, in altri anche il terzino, sì, e questo francamente per un giocatore con quelle potenzialità offensive non è il massimo. E il tuo Bjarnason si conferma sul podio anche questa settimana. Bjarnason, sarai contento, no? Non è che sono contento io, perché mi è particolarmente simpatico Bjarnason, attenzione. E tra l'altro non ci ho mai parlato, nel senso che lui non parla italiano, quindi ciao con la mano al massimo. Però ha delle potenzialità che finora non erano state sfruttate, perché aveva giocato sempre con moduli diversi, in ruoli diversi. Quando è venuto qui, una volta fatto il trequartista, un'altra volta fatto l'interno, quest'anno sembra aver trovato la sua giusta dimensione. Ha trovato la giusta dimensione, dipende anche non soltanto dalla sua posizione, ma anche dall'armonia con la quale si muove il resto della squadra. Quindi diciamo dipende anche dagli altri, dai compagni, che sanno quali sono i movimenti suoi e li assecondano. Certo. Per quanto riguarda Salomon, io penso che sia... Ecco, questa è l'azione, l'unico tiro in porta della partita, come vedete la palla, sì, probabilmente andava fuori. Sì. Io penso che Salomon sia stato il migliore, non solo del Pescara, ma di tutti e 26 quelli che hanno giocato, 22, 6, 28, sono entrati tutti, sì. Sì. Dei 28 penso che sia stato il migliore, perché veramente... è un giocatore davvero di qualità superiore. Sì, anche perché diciamo questa azione in area spazza tutto come deve, ma poi sa impostare e poi trasmette tranquillità ai compagni, quindi è una garanzia. I suoi piedi diciamo non sono ignoranti, no, come sono si piedi da centrocampista, quando... certo, lui è un centrocampista. Direi Dino di andare a vedere la foto della settimana che abbiamo scelto per questa settimana. È un omaggio proprio a Salomon, una bella posizione aerea, qui sta contrastando Rinaudo del Bari. Vi ricordo che le foto della settimana potete votare tra quelle che noi abbiamo scelto come foto della settimana sulla pagina Facebook di Calcio Totale, ma vi ricordo soprattutto che le foto della settimana sono, come tutte le foto della nostra trasmissione, in esclusiva ci arrivano da Massimo Mucciante, che sicuramente ci segue da casa e che noi abbracciamo in maniera molto molto particolare. Ciao Massimo. Direi a questo punto che cambiando un po' la scaletta, Dino, possiamo andare nella prima pausa pubblicitaria, perché nel frattempo ci ha raggiunti Luigi Di Marzio e quindi riprenderemo, rientrando con il tema tattico, con Luigi Di Marzio con noi in studio. Eccoci dunque rientrati, intanto volevo dare il benvenuto a Luigi Di Marzio. Ciao Luigi e grazie di essere ritornato con noi. Grazie a voi, buonasera.
E a questo punto, Dino, io direi che possiamo vedere la formazione che il Pescara ha schierato contro il Bari, e questa settimana ritorna il tema tattico, anche se per trovare un'azione degna di nota che potesse in qualche modo farci parlare di tattica ho dovuto, devo dire, faticare moltissimo. Infatti ne ho trovata una sola. Ricordiamo però che contro il Bari Baroni schiera il solito ormai 4-4-2, Fiorillo in porta, Pucino e Rossi i due terzini, Salamone e Zuparic i centrali di difesa, Bjarnason e Pasquato sulle corsie laterali, quindi Pasquato chiamato a sostituire Politano, al centro Brugman e Bemusciai, coppia di attacco Melchiori e Sansovini. Luigi, prima di vedere l'azione, certo non si può dire che almeno negli uomini schierati questa sia una formazione rinunciataria, diciamo, in partenza, no? Nel modo più assoluto, anzi molto, sarà forse un pochino più abbottonata domani, questa qui nel modo più assoluto. Allora, direi a questo punto, così possiamo discutere meglio anche un po' di tattica, andiamo a vedere l'azione che abbiamo estrapolato. È l'azione migliore della partita dal mio punto di vista, anche l'unica, devo dire. Siamo al 45esimo del primo tempo, poco prima del duplice fischio dell'arbitro che manda tutti i giocatori nello spogliatoio. L'azione parte a... questa è l'esatta disposizione, poi vedremo anche i riflessi filmati dei giocatori in campo. Parte dai piedi fatati di Gaston Brugman, in questo caso con una buona sovrapposizione di Pucino sull'out di destra, che molto velocemente scambia la palla con Melchiorri. Come vedete, il numero 33 del Bari cerca di chiudere su Pucino, ma non ci riuscirà. Possiamo andare alla diapositiva successiva. Ecco, nel frattempo ha effettuato la sovrapposizione Pucino, Melchiorri con un bellissimo gioco di gambe fa passare la palla tra due giocatori avversari, Pucino però sbaglierà il cross, la palla viene deviata fuori dall'area di rigore, e andiamo a vedere anche la terza diapositiva. Subentra Bemusciai che avrebbe centrato anche la porta, ma la palla viene deviata. Se Dino ci fa vedere anche le immagini filmate, eccola qui l'azione, Brugman per Pucino, guardate, una bellissima azione, fa una bella sovrapposizione, Melchiorri è molto intelligente, quindi ecco, la prima parte, poi ci rivediamo anche la parte finale. Giancarlo, però la prima parte di questa azione, diciamo, è un'azione che se fosse, eccola, riguardiamola, ripetuta almeno due o tre volte nel corso della partita, ci potrebbe far dire che questa è una squadra che imposta il gioco e si ritrova, mentre invece purtroppo è stata l'unica volta che si è verificata. Io ti dico onestamente che quando gioca fuori casa il Pescara di queste azioni ne fa parecchie, è tutta una questione di occupazione degli spazi, quando sono liberi il Pescara ci riesce a esprimersi in questa maniera. Infatti il discorso del bel gioco è sempre relativo, perché ognuno ha il suo parere, parliamo di una questione soggettiva, anche se ci sono dei postulati, insomma, più o meno non tantissimi, un paio ce ne sono. Però secondo me il Pescara fuori casa si esprime bene, svolge bene la manovra, è anche accattivante da vedere, oltre che efficace. Quindi secondo me il Pescara gioca bene fuori casa, se si può dire bene. Sì, è un po' deviato rispetto alla domanda iniziale, provo a riproporla a Luigi. Allora, dicevo, Luigi, da un po' di settimane non riuscivo a trovare delle azioni da far vedere ai nostri telespettatori per illustrare, perché lo scopo dello schema tattico è proprio quello di cercare di capire meglio noi, ma aiutare anche i tifosi a capire come gioca poi il Pescara. In questo caso questa azione, diciamo, ha mostrato una buona trama di gioco. Sì. Dicevo, quindi ti riformulo la domanda che avevo fatto a Giancarlo. No, ma che però questa azione non è stata rivista, diciamo, nella sua globalità almeno un'altra volta durante la partita, quindi tu valuti che sia un fatto episodico oppure... Ma in questa occasione sì, credo che possiamo parlare dell'episodio. Io però sono uno anche abbastanza pratico, quindi vado anche più al solo, insomma, qual è stata fatta una partita dove si è giocato pochissimo, specialmente nel secondo tempo. Sicuramente i meccanismi col passare delle settimane stanno migliorando sempre di più, c'è una certa sincronia, una certa intesa in campo. Insomma, l'azione, hai fatto bene
a farla rivedere è molto molto bella, peccato per l'epilogo, però insomma questo Pescara non è che esprime un calcio spumeggiante, un calcio bellissimo da vedere, è un calcio pratico e finora i risultati stanno dando ragione a Baroni. Sì, volevo dire che io in realtà non ho aggirato la domanda, avevo risposto, cioè nel senso questa azione sì, no, quando non giochiamo avendo risposto come mi aspettavo, ho cercato di dirmi io, no? Avendo cioè in trasferta quando gli spazi ci sono di queste azioni il Pescara ne fa parecchie, le replica, in casa è più difficile perché non c'è spazio. Giovanni, quell'azione si è sviluppata sull'out di destra. L'out di destra, la catena di destra è ormai appannaggio di Matteo Politano, insieme a Salomon probabilmente il migliore calciatore dell'annata biancazzurra, e di uno Zampano che quando ha avuto la possibilità di giocare anche su quella fascia ha reso molto... Non c'erano però. No. Non c'erano, infatti né Politano né Zampano, però diciamo è la catena che funziona di meglio indipendentemente dagli uomini, probabilmente... È l'impostazione proprio quasi naturale della squadra che va verso quella fascia, o è un fatto casuale secondo te nel caso specifico della partita del Bari? No, secondo me si spinge più a destra proprio per le caratteristiche dei giocatori, quindi Zampano e Politano che hanno maggiore reattività rispetto agli altri, corrono di più, e si sa che nel 4-4-2 l'apporto dei laterali difensivi affinché poi l'azione abbia uno sviluppo concreto deve essere, non dico sistematico, però frequente. E io ho visto tante volte Zampano fare due volte fare... a partita non è una volta, no, no, una però volta Zampano, ecco, Zampano nelle ultime settimane ci aveva abituato a 15-20 sgroppate, mi sembra un po' difficile portare avanti un ritmo del genere per parecchie settimane, e qui mi ricollego al discorso della condizione fisica. Io non credo che il Pescara stia male fisicamente, anzi sta molto bene, però le fatiche di queste ultime settimane si sono fatte un po' sentire nel secondo tempo, soprattutto per il mancato apporto dei laterali di difesa, quello poi è mancato, non so se sia stata una scelta oppure il fatto di non farcela più magari ha spinto Pucino e Rossi a coprire un po' più la zona. Non ci dimentichiamo che il Bari ha un attacco importante, importantissimo, perché è una squadra che ha Ibagué e De Luca in panchina, cioè tu il che è tutto dire, però ripeto, l'essenziale è non aver perso questa partita. Luigi, sei d'accordo pure tu, perché tu non c'eri nella prima parte, è essenziale non aver perso, ma soprattutto l'altra domanda è che te la faccio su ritornando un attimo sull'editoriale, la partita di domani contro lo Spezia, secondo te in caso di sconfitta il Pescara potrebbe dire addio ai sogni di gloria oppure no? Addio no, perché comunque mancano ancora altre 9 partite poi, quindi non credo assolutamente. È una gara importante, importantissima, ma non fondamentale. Certo è, comunque vedendo anche gli altri scontri diretti che ci sono, c'è il Carpi, c'è Carpi-Vicenza, credo che anche il Bologna incontri il Livorno, poi subito dopo c'è il derby Emiliano-Carpi-Bologna, parlo della prossima partita, quindi comunque il Pescara deve sfruttare il momento propizio e comunque cercare di far punti alla Spezia, calcolando che lo Spezia non perde in casa dal 31 gennaio, l'ultima sconfitta credo con l'Avellino se non sbaglio, 1-0, ha perso soltanto 2 volte in casa, dei 49 punti che ha 29 ne ha fatti proprio al picco, quindi sarà una partita molto molto dura, calcolando anche l'ambiente, calcolando anche il campo che è senza barriere, è senza pista d'atletica, il pubblico è molto molto vicino al terreno di gioco, quindi secondo me sarà l'importante è uscirne indenni. Io firmerei anche per un pareggio, Baroni non lo fa, ma io sinceramente sì. Vabbè, mi pare uno studio abbastanza fiducioso, non siamo ancora arrivati nella parte della trasmissione in cui ci occupiamo della partita di domani, mi sembrate tutti e tre abbastanza fiduciosi. Io invece, a differenza vostra, per sollevarmi un po' su diciamo da un po' di amarezze diciamo tecnico-tattiche, chiedo a Dino di darci di cambiare pagina e di andare alla rubrica pagina 3, perché con pagina 3 questa settimana andremo a parlare e a vedere finalmente anche del grande calcio. Eccoci dunque, questa settimana come vi dicevo possiamo parlare, vedremo anche delle immagini di grandissimo calcio, perché il libro di cui parliamo questa settimana è La vita di Messi, il titolo è Pulce, raccontata da un giornalista di Barcellona, Guillem Balag,
vive, nato a Barcellona ma vive in Inghilterra, scrittore e giornalista, si occupa per Sky Sport del calcio spagnolo, collabora con l'Observer, il Daily Telegraph e la BBC ed è corrispondente del quotidiano spagnolo AS. Questo libro, Pulch, è stato selezionato come libro dell'anno per lo Sport Book Award del 2014, dell'anno appena trascorso. È un bel libro questo perché parla della vita, soprattutto della prima fase della vita di Messi, cioè quando da bambino si capiva che era un predestinato e da bambino appunto giunge a Barcellona. Ci racconta molto inoltre del perché tendenzialmente vediamo sempre sia in campo ma anche fuori del campo un giovane uomo sempre abbastanza triste. Questa tristezza in qualche modo è proprio da ricondurre all'inizio della sua carriera, strappato giovanissimo alla sua città di origine, che è Rosario in Argentina. Il piccolo Leo deve fare i conti da subito con un ambiente che non è il suo, lontano dai suoi amici, lontano dalla sua famiglia, soprattutto lontano da sua nonna, che nel frattempo poi tra l'altro era anche morta. La prima volta che Messi mette piede a Barcellona a 13 anni, era il 17 settembre del 2000, una domenica. Gli argentini, cioè la famiglia di Leo Messi, arrivarono a Barcellona a mezzogiorno di lunedì 18 settembre, stiamo parlando dell'anno 2000, 7 mesi dopo la registrazione di un video amatoriale in cui Messi appariva come il nuovo Maradona, parliamo di un bambino di 13 anni. In quell'occasione il giovane Leo aveva ricevuto 1 chilo di arance e qualche palla da tennis con la richiesta di allenarsi per una settimana. Nel video realizzato 7 giorni dopo, Leo colpisce 113 volte un'arancia senza mai farla cadere. Con la palla da tennis fu ancora più semplice, con quella il ragazzo riuscì a fare 150 yeguitos, come dicono in argentino, ovvero 140 tocchi senza farla mai cadere. Per terra c'era anche una pallina da ping pong. Datela a Leo, gliela diedero, 29 tocchi di fila. 8 anni dopo, con quelle immagini, Mastercard realizzò uno spot pubblicitario visibile ancora oggi su YouTube. Quindi il giovane Leo Messi sbarca a Barcellona a soli 13 anni. Il Barcellona, lo vedremo più avanti, deve decidere se investire molti soldi per un bambino molto gracile, tra l'altro malato, che aveva bisogno di cure. Anche la sua ragazza storica, Antonella Roccuzzo, è originaria della città, è la cugina del suo migliore amico, Lucas Scaglia, che gioca in Colombia, nel Deportivo Cali. Si conoscono da quando avevano 5 anni e hanno un figlio cui hanno dato il nome di Tiago. Certo, le cose sarebbero potute andare diversamente. Per un po' avevano smesso di vedersi. Quando Leo era solo uno dei tanti ragazzi che cercavano di conquistare Antonella, una ragazza giovane e carina, niente affatto interessata a lui. Poi Leo andò a Barcellona e quando tornò a casa per le vacanze, tra i due sbocciò l'amore. Fateci caso, Roccuzzo, Scaglia, Leo è un Messi e il cognome della madre è Cuccittini. La famiglia discende da immigrati italiani giunti a Rosario da Recanati e da Ancona, ma nelle vene di Lionel scorre anche sangue spagnolo. Dicevamo in apertura molto legato a sua nonna, in realtà probabilmente deve molto proprio all'intraprendenza di sua nonna. Leggete. Vi leggo un passo del libro che è l'esordio proprio assoluto del bambino, l'esordio assoluto di Leo, non in una squadra, inquadrato in una squadra, proprio l'esordio come piccolo calciatore. Il campetto del Grandoli Football Club è circondato dai palazzoni di cemento tipici di un quartiere dormitorio in stile sovietico, in una zona popolare ai margini della città. Dicono sia una zona a rischio. Guardando tra i caseggiati si vedono i battelli che solcano il fiume diretti al porto di Rosario. Il campo è in terra battuta e ha delle strisce di verde lungo i lati a segnare le linee laterali. Gli alti edifici sembrano giganti agli occhi dei piccoli calciatori. Bambini di 5, 6 e 7 anni, i più grandi arrivano a 12. Un cancello dipinto di turchese e punteggiato di ruggine fiancheggia l'entrata e una rete intorno al campo ferma i palloni. C'è un cartello con la scritta «Pulire qui le scarpette».
Le gradinate sono di sole tre file. Nella seconda stanno seduti i genitori di alcuni bambini e nonna Celia. È venuta con il piccolo Leo a veder giocare un altro nipote, Mattias. Rodrigo, che pure ha indossato la maglia rossa e bianca del Grandoli, ora gioca nelle giovanili del Newell's. Ogni tanto Leo calcia il pallone contro il muro. Il gruppo è allenato da Salvador Riccardo Aparicio, un uomo magro e pacato che lavora come coach da 10 anni. Quel giorno manca un giocatore. Prenda lui, lo faccia giocare, dice la nonna indicando il nipotino di 5 anni, a quel tempo non ancora famoso come la pulce. È troppo piccolo, potrebbe rischiare di farsi male, risponde Aparicio. Lo lasci provare, insiste nonna Celia. Va bene, ma se vede che si spaventa o si mette a piangere lo porti via, apre il cancello e lo porti via. L'allenatore lo fa entrare, anche se è un anno più piccolo degli altri giocatori e le differenze a quell'età sono ancora più evidenti. Il nanerotto lo scende in campo. Quando gli arriva il primo pallone sembra sia più grande di lui. Poi succede quello che doveva succedere, come sempre. La palla gli arriva sul destro. Leo la guarda e quella scivola oltre. Il ragazzo non si muove. Aparicio sospira, proprio quello che temeva. Leo riceve un altro passaggio. Questa volta la palla gli arriva sul sinistro. A dire il vero, più che altro lo colpisce alla gamba. Ma lui fa due passi, se la sistema e la controlla e con dei piccoli tocchi comincia a correre diagonalmente in una vera e propria corsa ostacoli, dribblando chiunque gli pari davanti. «Calciala, calciala!» gli grida Aparicio. «Passa la palla, Leo!» Nonna Celia sorride. Leo non la passa. È piccolo, ma da quel momento in poi l'allenatore non lo toglierà più dal campo. Giocava come se non avesse fatto atto per tutta la vita, da solo contro gli altri 13. Ricorderà Salvador molti anni dopo. Quell'anno Leo giocherà tutte le partite con la squadra della classe 1986 del Grandoli, che vincerà il campionato. Messi non ricorda nulla di quel giorno. Nonna Celia gli ha raccontato che segnò in quell'occasione anche 2 gol. Leo e la nonna andavano a piedi da casa fino al campo del Grandoli e ritorno. Quando lui iniziò a frequentare la scuola, Leo andava a prendere alle 5 del pomeriggio, bevevano una bibita e poi lo accompagnava agli allenamenti insieme a Mattias. Fu un periodo meraviglioso, ci siamo davvero divertiti con lei perché già da bambino faceva vedere di che pasta era fatto. La nonna poi è mancata, ma tutto è cominciato con lei. E prima di continuare, Luigi, prima nell'intervallo, mi diceva che non sapeva di questo libro esatto, e che ti è successa una cosa particolare oggi. Oltre ad essere il giocatore più forte al mondo, è anche uno dei più pagati, il più pagato in Europa, guadagna quasi 65 milioni di euro l'anno, di cui la metà solo di sponsorizzazioni, quindi insomma non solo un grande dentro il rettangolo di gioco, ma anche ha un grande conto in banca. Io volevo anche dire un'altra cosa, per chi ci sta ascoltando, domani sul centro uscirà un bel servizio su Ignacio Valentini. Chi è Ignacio Valentini? Ignacio Valentini è un ragazzo di 30 anni circa, che è nato a Rosario in Argentina, ha genitori abruzzesi, adesso vive a Pescara, quindi è un italo argentino. Ignacio Valentini è il designer delle nuove scarpe di Messi, cioè colui che ha disegnato le nuove scarpe di Messi, quelle scarpe che adesso sta indossando. Inutile che io adesso dica qui chi è lo sponsor tecnico per non fare pubblicità, però domani uscirà un bel servizio sul centro su questo ragazzo che comunque merita di essere messo in evidenza, giovanissimo, ha già un futuro molto molto importante davanti e lui è colui che ha disegnato le scarpe di Messi, non credo che siano queste ma siano quelle nuove che la pulga sta indossando in questi giorni. E la cosa davvero simpatica è che Luigi non sapeva che io avrei parlato di questo libro e quindi no, è totalmente casuale, però secondo me nulla succede per caso, lo scopriremo. Tanto anche domani ci sarà anche, io ho avuto il piacere di intervistarlo per l'edizione online, domani ci sarà anche una video intervista sul portale del centro dove lui parla e racconta la sua esperienza come è nata, per puro caso tra l'altro è nata, insomma è anche giusto valorizzare il lavoro dei giovani, in questo caso non c'è occasione migliore per divulgare questa cosa. E nulla, dicevo, succede per caso, le cose poi si incontrano sempre, lo scopriremo anche subito dopo le feste pasquali quando presenteremo il libro del più grande allenatore italiano di tutti i tempi, così come lo ha definito
Il Times, scoprirete del perché dico nulla succede per caso. Subito, leggiamo, no, vi voglio leggere l'ultimo pezzo di questo libro. Vi ho letto in maniera specifica solo la prima parte del libro, perché in questa prima parte, secondo me, è importante di tutto questo libro, perché in questa prima parte si capisce, come dicevo prima, perché Leo Messi ha questo carattere schivo, questo modo di comportarsi. Tutta la seconda parte del libro poi è importante perché accompagna la crescita di questo ragazzo. C'è un capitolo molto bello dedicato al rapporto tra Leo Messi e Pep Guardiola. Non si sono lasciati abbastanza bene quando Guardiola ha lasciato il Barcellona, però è un capitolo molto intenso che anche in questo caso ci spiega molto delle capacità umane di Leo Messi, ma soprattutto del grandissimo Pep Guardiola, tra l'altro amico di Pescara. E vi leggo l'ultimo pezzo e poi cambiamo pagina di nuovo. Faceva 6 o 7 gol a partita, si posizionava al centro del campo e aspettava che il portiere avversario rinviasse. Quello calciava, uno dei compagni stoppava il pallone, lui glielo prendeva e partiva con i dribbling. Era qualcosa di sovrannaturale. Ecco come Donapa ricorda Leo in varie interviste. Quando scendevamo in campo, la gente si radunava per vederlo. Se conquistava il pallone, se lo teneva stretto e nessuno riusciva a fermarlo. In una partita contro la Masener, segnò uno di quei gol che si vedono nelle pubblicità. Me lo ricordo bene, dribblò tutti, portiere incluso. Era un ragazzo serio, sempre accanto alla nonna, un tipo tranquillo, non protestava mai. Se lo colpivano, a volte piangeva, ma si rialzava sempre e riprendeva a correre. L'autore di questo libro è Guillaume Balague, penso si pronunci così. Il titolo è Pulce, la vita di Leo Messi. L'editore è PM, 568 pagine di meraviglia calcistica. Il prezzo è 17,90 euro, un libro che vi consiglio per riconciliarvi, diciamo, con il bel calcio, in questo caso letto, ma insomma che vi può far dimenticare anche alcune amarezze che serie B provate guardando l'attuale campionato di Serie B. Io a questo punto anche direi che prima di sentire il punto di Giancarlo Febo sulla Serie B, sempre, direi di andare di nuovo, di nuovo in pubblicità, così poi dopo facciamo una parte finale lunga partendo dal punto sulla Serie B e ci avviciniamo un po' alla volta anche alla partita di domani. Quindi Dino, andiamo in pubblicità e poi rientriamo direttamente, ovviamente con una sigla sontuosa per la parte migliore della trasmissione, che è il punto sulla Serie B di Giancarlo Febo. Diciamo che questo sta, questo vado. Sì. Cedo un attimo la parola a Giovanni per una notizia di attualità velocissima. Sì, amichevole Under 21, Germania-Italia 2-2, 94esimo sta per scoccare, vantaggio Italia con Trotta, poi il pareggio della Germania, nuovo vantaggio Italia con Belotti, 2-2. Benissimo, mi riprendo la parola. Prego. E questa settimana vorrei partire dalla coda della classifica, perché sta succedendo qualcosa di veramente strano. Se il campionato finisse oggi, retrocederebbero in Lega Pro Brescia, Catania e Varese direttamente, mentre andrebbero ai play-out Ternana e Crotone. Stiamo parlando di 5 squadre, 4 delle quali hanno un passato in Serie A e 2 un passato anche importante. Quindi è una situazione un po' particolare. La posizione più compromessa, a mio avviso, è quella del Brescia, che non retrocede nella vecchia Serie C da ben 33 anni. Chiaramente questa posizione è stata appesantita dalla penalizzazione di 6 punti, però fino a un certo punto, nel senso che anche senza quella penalizzazione sarebbe comunque nelle ultime 3 e quindi sarebbe retrocessa lo stesso. È strano perché stiamo parlando di una squadra di altissimo profilo tecnico, basta citare qualche giocatore tipo Caracciolo, Corvia, Sodigna, Zambelli, Di Cesare, quindi c'è un problema che va oltre. Sono cambiati 3 allenatori e si sa che quando succede questo c'è sempre un po', la squadra è sempre un po' frastornata, però qui ci sono state anche le questioni legate al rischio fallimento che è stato scongiurato. Però contrariamente a tanti altri casi, quando le difficoltà economiche rinsaldano il gruppo, in questo caso non sta succedendo.
Discorso molto simile si può fare per il Catania. Tra l'altro ad inizio settimana il presidente, si è saputo che il presidente aveva ricevuto minacce di morte e una busta con dei proiettili, cose che non hanno niente a che fare col calcio, ma che per dovere di cronaca dobbiamo citare. La situazione del Catania è un po' diversa dal Brescia, perché questa è una squadra che forse si è sopravvalutata un po'. Lo dimostra anche il fatto che per esempio a gennaio ha fatto una campagna acquisti sontuosa e si è presa pure il nostro Pippo Maniero, che all'epoca era il capocannoniere della Serie B. Questa è l'unica squadra che ancora non è mai riuscita a vincere in trasferta, l'unica del campionato, nonostante abbia avuto il massimo dei rigori a favore, ben 12. Tra altre cose, insieme al Pescara, perché anche il Pescara ha avuto 12 rigori a favore. Il Catania ne ha realizzati 10, il Pescara 9. Invece, piccola curiosità, la squadra che ha avuto meno rigori è il Bologna, che ne ha avuto uno solo, eppure secondo in classifica. Comunque, a netto, diciamo, di questi ragionamenti, possiamo dire che a Marco Lin, che è il terzo allenatore della serie, è stato dato un ultimatum: se domenica non batte l'Avellino potrebbe cambiare nuovamente panchina. Più o meno la stessa situazione a Brescia, nonostante le smentite di rito, anche se Calori non batte il caro nostro amico Cosmi, più o meno si trova nella stessa situazione. C'era stata una minaccia di dimissioni di Bettinelli del Varese, però poi queste dimissioni sono rientrate. Ora volevo dire che restano 30 punti a disposizione, quindi sulla carta queste squadre possono benissimo farcela a salvarsi, però finora hanno mantenuto una media di un punto a partita e per salvarsi dovrebbero aumentarlo del 100%, cosa che non è semplicissima. In ogni caso, ogni anno si parla della famosa quota salvezza fissata a 50 punti, però in genere ne bastano parecchi di meno. Invece forse quest'anno serviranno proprio questi 50, perché non c'è nessuna squadra che si è staccata ed è rimasta indietro. Terminato il discorso sulla coda, passiamo ovviamente alla parte alta della classifica, che domani avrà una fisionomia ben diversa, perché vengono giocati tre scontri diretti: Bologna-Livorno, Spezia-Pescara e Vicenza-Carpi. Dicevamo la settimana scorsa che le squadre in zona playoff sono praticamente sempre le stesse da un mese a questa parte. Adesso si è ravvicinato il Perugia di Andrea Camplone, che può diciamo insidiare le altre. Per quanto riguarda il primo posto, il Carpi è andato a vincere a Terni e quindi ha ripreso la sua marcia. A questo punto può veramente tenere una media retrocessione da qui alla fine ed essere promosso lo stesso in Serie A, quindi una prima squadra la possiamo dare, mentre invece è tutto aperto per il secondo posto, dove il Bologna nonostante tutto sta un po' frenato. A questo secondo posto possono ambire tutte le squadre che sono nella zona playoff, a partire dal Pescara, che è distante appena 6 punti e quindi sono punti recuperabili, ma a maggior ragione lo Spezia, che ha 2 punti in più, o il Vicenza, che ha solo un punto dal Bologna, o il Frosinone solo a 2. L'Avellino diciamo ha avuto un attimo una ricaduta, perché era terzo solitario, poi ha perso 2 partite di seguito. Diciamo adesso la sua quota si sta abbassando. Per quanto riguarda invece il Livorno, c'è una situazione strana, perché Spinelli nonostante tutto ha voluto cambiare allenatore. Il terzo allenatore della serie è Panucci, che è un bravo allenatore perché ha lavorato con Capello parecchio tempo, però chiaramente deve mettere mano a sbrogliare una matassa che non conosce. Io l'ho sentito a Sky e ha ripetuto la solita frase del dopo partita quando le cose vanno male: ecco, dobbiamo lavorare. Il mio pensiero, diciamo, lo ripeto spesso, è che se si deve lavorare in questi termini è meglio riposarsi un po', perché non si sa in che maniera bisogna lavorare. È chiaro che lui in 3 giorni non poteva incidere o in un senso o nell'altro, però chiaramente una squadra che con Gautieri stava andando bene invece così sembra frastornata. Chiudo con qualche numero. Allora, questo campionato di Serie B si sta rivelando il più cattivo di sempre. Di sempre intendiamo da quando ci sono i 3 punti e le 22 squadre, quindi parliamo degli ultimi 20 anni, perché ci sono state ben 175 espulsioni, mentre il vecchio record
era nel 2007-2008 164. C'è stato un anno in cui nel 2010-2011 le espulsioni erano appena 99, quindi stiamo parlando del doppio praticamente. E anche, non so se questo dipende dall'intensità di gioco, dalla cattiveria, dall'importanza della posta in palio. Comunque è successo. Chiudo ultimissimo i numeri della Digital Panini. Per quanto riguarda il possesso palla, c'è una cosa strana, perché la squadra con il maggior possesso palla al primo posto è il Bologna, che effettivamente è secondo in classifica. Però la squadra che ha all'ultimo posto del possesso palla è il Carpi, che come sappiamo ha praticamente già vinto il campionato. Guardando solo i numeri del Carpi, per quanto riguarda i tiri nello specchio della porta è a metà, solo decimo posto. Per quanto riguarda le palle giocate addirittura è al 19° posto. Per quanto riguarda la percentuale di passaggi riusciti è penultimo, al 21° posto. Per quanto riguarda la supremazia territoriale, cioè quando hai possesso palla nella metà campo avversaria, è 18°, quindi praticamente in coda. Per quanto riguarda la percentuale di pericolosità delle azioni è 12°. Quindi è tutto sotto la sufficienza, tranne la classifica, perché ha stracciato il campionato. Hai studiato. Grazie Giancarlo Febo, ci ha dato tantissimi spunti, come sempre impeccabile nell'analisi del campionato, ha messo davvero tantissima carne al fuoco. Io ripercorrerei un po' a ritroso quello che ha detto Giancarlo, così aiutiamo anche i nostri telespettatori a capire davvero poi nel merito questo campionato di Serie B che cosa sta mostrando. Luigi, iniziamo dal Brescia. Brescia è un campionato davvero strano sia da un punto di vista societario che da un punto di vista dei risultati. Brescia, diciamo, colonia quasi pescarese. Sì, credo che agli Iaconi credo che sia andato via, però. Però la Brescia, sì. Prima i problemi del Brescia iniziano già dallo scorso anno, quando ci fu Pippo Manenti che tentò la scalata al Brescia, che poi non andò a buon fine per fortuna del Brescia, calcolando quello che è successo poi a Parma, anche se a Parma credo che siano Manenti sia soltanto l'ultimo stadio di quella situazione. Io non credo che la situazione più ingarbugliata sia proprio quella del Brescia. Calori potrebbe rischiare la panchina, però non so fino a che punto possa servire. Insomma, Calori era tornato a Brescia a furor di popolo, lui era andato via già l'anno scorso, se non sbaglio, l'anno scorso sì. Andò via, ci fu una sottospecie di rivolta popolare con i tifosi, con gli ultra che contestarono pesantemente Corioni e Andrea Iaconi. Sulla carta i nomi li ha, però chiaramente vivendo una situazione del genere dove ci sono tanti giocatori importanti e le situazioni precarie societarie sono molteplici, io credo che farà anche molta fatica. Poi Brescia è una situazione debitoria impressionante, allora dovessero venire fuori i numeri, insomma, non dico a livello del Parma, però è una situazione abbastanza pesante, cioè ci sono ingaggi di calciatori tipo Caracciolo che guadagna 420.000 euro l'anno, ma non è il solito, anche lo stesso Zambelli di Cesare, quindi credo in questo momento gli errori di programmazione, sì, unite io credo il Brescia e anche il Varese che insomma sta vivendo una situazione societaria anche abbastanza particolare, anche se ultimamente sembra che si sia un po' risollevata. Ho letto ieri un'intervista, credo che abbiano un po' risolto la situazione. Insomma. Cioè, infatti è proprio strano, perché è molto molto strano, hanno, non dico risolto la situazione societaria, però hanno un po' migliorata, il Brescia è crollato, sì, perché ha fatto un punto nelle ultime quattro partite, mi sembra davvero, però c'è sempre una situazione particolare alle spalle, insomma, sì, ma cioè, è frutto, come diceva anche Giancarlo prima, anche Luigi, però cioè della situazione societaria, perché come organico il Brescia non credo che sia dall'ultimo posto, però se guardiamo le ultime in classifica, Brescia, Varese, e il Catania, cioè il Catania, società solidissima a livello economico, però poi alcune scelte fatte, secondo me, io credo che l'errore di Pulvirenti sia stato proprio quello di affidare il completamente del mercato a Pablo Cosentino, che insomma è stato un grandissimo procuratore, però di calciatori italiani per far la B credo che non abbia grandissima esperienza. Secondo me anche il fatto di chiamare Dell'Icarri in corsa per cercare di rimettere un po' in piedi la baracca, credo che questa terapia d'urto non sia servita assolutamente. Io infatti volevo chiedere a Giovanni, per quanto riguarda il Catania, ovviamente quelle minacce al Pulvirenti, cioè, sono qualche cosa che ci preoccupa, ma come ci preoccupa lo abbiamo fatto quando abbiamo parlato del libro del giudice Falcone, del libro di Cantone. Raffaele Cantone su Football Clan, quando abbiamo visto che
attorno al mondo del calcio ruota anche la malavita, certo. Ci sono situazioni strane, quindi diciamo è un tema questo molto delicato. Però da un punto di vista invece tecnico, anche l'aver chiamato Marcolin sulla panchina di questa squadra, secondo te è stato un buon affare, tenendo presente che nel dopopartita qui a Pescara si è mostrato, diciamo, la qualità migliore che ha mostrato è quella della presunzione, più quella della stata sconcertante la conferenza stampa che ha fatto. No, io credo, proprio tornando al discorso tecnico, credo che quello che rischia di più a questo punto è proprio Marcolin, perché la prossima giocherà con l'Avellino. Io credo che sia proprio in discussione la panchina di Dario Marcolin, che non è riuscito comunque a dare un gioco, una fisionomia alla sua squadra. Ricordiamo che l'esordio l'ha fatto a gennaio, proprio la gara contro il Lanciano, arrivò 2-3 giorni prima, sì. Prese 3 gol e lì ovviamente le responsabilità non erano di Marcolin, però io ho visto Entella Catania e Catania ha provato a fare gioco concludendo pochissimo, una squadra che ha problemi secondo me, soprattutto oltre che tattici, fisici, non una squadra che corre poco per questo Bene. Campionato, se non si calano nella mentalità della Serie B rischiano molto, anche se le potenzialità, insomma, l'avevamo detto dall'inizio del campionato, è una squadra da vertice come organico. Luigi, invece, ti volevo chiedere, questa storia... Scusa, Oscar, una piccola rettifica. Sì, il 2-1 era di Verdi, c'era una rettifica. Ah, ma è finita la partita? Sì, 2-2. Ricordiamo che era un amichevole, no? Amichevole Germania-Italia. Luigi, invece, i numeri, Giancarlo ci citava questi della Digital Panini, questi del possesso palla, che cosa vogliono significare secondo me da un punto di vista proprio tecnico? Cioè il Carpi che ha vinto, che sta dominando il campionato, e ultimo il Bologna che è secondo, ma che comunque sappiamo viene criticato quasi tutte le settimane, ogni settimana si parla di un possibile avvicendamento sulla panchina del Bologna, invece è primo. Secondo te hanno qualche senso questi numeri, ma oppure... Vedendo come gioca il Carpi, sì, è una squadra che... gioca poco ma lascia giocare anche poco gli avversari, insomma la squadra va anche un po' a sfruttare gli errori degli avversari che trova ogni sabato. È paradossale, però non solo nel possesso palla, ma tutti i dati che Giancarlo ha messo su, insomma, ha impastato. E, insomma, è paradossale vedere il Carpi nelle ultime posizioni di quasi tutte le classifiche, cioè la posizione migliore credo che sia proprio quella della supremazia territoriale, anzi no, dei tiri dentro, sì, è al decimo posto con 4,7, li ho anch'io davanti questi dati. Quindi penso che sia un po' paradossale vedere una squadra prima in classifica che non esprime assolutamente una sottospecie di calcio, se così possiamo chiamarlo. A me Castori è simpaticissimo, però non piace assolutamente, come allenatore. È paradossale vedere la prima in classifica che ha dei numeri pazzeschi quanto riguarda i punti, però poi andiamo a vedere i dati statistici, andiamo a sviscerare poi anche tutto ciò quello che ha fatto in questo campionato, qualche domanda sorge spontanea. Sarebbe interessante da questo punto di vista parlare un po' con i tifosi del Carpi, capire se apprezzano, se loro sono contenti, un po' come i tifosi della Juventus, no? Quando avevano sul colletto della maglia: per noi l'unica cosa che conta è vincere. Ovviamente c'è chi come me non la pensa così, vincere in qualunque modo. E bisognerebbe capire se i tifosi del Carpi sono contenti di questi primati negativi e invece sono contenti perché la squadra è prima in classifica, potrebbe andare per la prima volta della sua storia in Serie A. L'ultima, saranno godendo pazzi, come ricci, è un modo di dire un po' volgarotto, però rende molto l'idea. Scusateci per questa caduta di stile, però insomma mi ha suggerito una palla Giovanni. È la verità, basta parlare con qualcuno di Carpi. Certo. No, io l'ultima cosa di cui volevo parlare, dicevo l'ottimo punto sulla Serie B di Giancarlo Febbo, su una cosa non sono assolutamente d'accordo, non tanto in senso generale ma proprio nel merito. Giancarlo a un certo punto ha detto Panucci che è sicuramente un buon allenatore perché ha lavorato con Capello. Non è mai allenato. Ora, a parte che diciamo io ho diciamo un pregiudizio proprio personale nei confronti di Panucci e quindi questo però non mi esime dal dire che Panucci ha appena iniziato a fare l'allenatore da solo, vedremo se sarà un buon allenatore. Volevo solo criticare questo aspetto, nel senso vedremo se sarà un buon allenatore. Per il momento ha esordito con una sconfitta, quindi non mi pare. Beh, che la tua è una critica indiretta verso Capello.
Sì, no, per me Capello è l'anticalcio. No, Capello è un allenatore che ovviamente che ha vinto molto, però la cosa significativa di Capello, io la cito sempre, questa, è che quando è andato a allenare il Real Madrid ha vinto il campionato spagnolo e lo hanno cacciato i tifosi e il presidente, perché non erano, a proposito di Carpi, perché non erano soddisfatti di come non giocasse a calcio Capello. E io sono totalmente d'accordo e in sintonia con questo, perché l'importante è vincere. Intanto l'importante è vincere a certe condizioni, rispettando le regole, facendo, ma soprattutto divertendoci. Non dobbiamo dimenticarci che il calcio è un gioco e milioni di persone si recano allo stadio per divertirsi, non per vedere vincere la squadra. Però è, non anche, tutti però è anche un business, quindi certo, bisogna anche coniugare. Però in quel caso il presidente Real Madrid esonerò Capello, che purtroppo per lui non poté disputare la Champions League l'anno successivo, che il Real Madrid vinse con un altro allenatore. Quindi... Però adesso lo stanno contestando anche Ancelotti, Oscar. Sì, vabbè, questi però adesso sono rumors, vedremo. Ma questo la dice lunga sul fatto del palato fine di questi tifosi, nel senso, avendo una grande squadra, loro pretendono non solo di vincere, ma di giocare bene. Quindi se c'è una crisi di risultati, ma anche una crisi di gioco, perché il Real Madrid in questo momento oggettivamente sta attraversando una crisi di gioco, loro esercitano il diritto alla critica. Quindi per la prima volta un rilievo a Giancarlo, non tanto nel merito in senso stretto, ma nel senso, direi che la sua affermazione non va contraddetta, ma direi di aspettare per capire se poi davvero Panucci sarà un bravo allenatore. Ovviamente Giancarlo non ha diritto di replica, perché ha fatto un monologo di 10 minuti sul punto della Serie B, e questa è una mia piccola rivincita, perché lui si rifà sempre, mi fa sempre le pulci agli editoriali su Baroni e compagnia di giro. Allora direi, abbiamo rubato qualche minuto a Giovanni. Giovanni, andiamo su velocemente sulla parte che forse interessa maggiormente i tifosi, perché ci avviciniamo alla partita di domani. Direi che possiamo con te rivedere i risultati, classifiche, e poi cominciamo a studiare il prossimo avversario, che è lo Spezia. Perfetto, allora andiamo a vedere rapidamente che cosa è successo nella 32esima giornata. Questi tutti i risultati: Pescara-Bari 0-0, Avellino-Perugia 1-2, e poi abbiamo Crotone-Brescia 2-1, Latina-Spezia 1-2, Livorno-Cittadella 0-1, Modena-Vicenza 1-2, Provercelli-Lanciano 2-1, Ternana-Carpi 0-1, Trapani-Bologna 0-0, Entella-Catania 2-0, Varese-Frosinone 1-4. La classifica l'abbiamo già vista prima, rapidamente: Carpi 63, Bologna al secondo posto con 53, 52 ce l'ha Vicenza di Marino, poi 51 Frosinone, 49 Avellino e Spezia, 47 Livorno e Pescara, 46 il Perugia, 43 il Lanciano, 41 il Bari, Entella 40, Cittadella, Modena, Provercelli e Trapani 38, Latina 37, poi Ternana 36, Crotone 35, Catania 32, chiudono Brescia e Varese con 27. Il prossimo turno Bologna-Livorno, Spezia-Pescara e Vicenza-Carpi, Bologna-Livorno, Spezia-Pescara domani ore 15, Vicenza-Carpi domani ore 18, poi domenica ore 12.30 Perugia-Crotone, ore 15 Bari-Provercelli, Catania-Avellino, Cittadella-Ternana, Frosinone-Latina, Modena-Varese e Lanciano-Entella. Il posticipo di domenica sera è Brescia-Trapani ore 20.30. Allora andiamo. Sembra un percorso a ostacoli questo, le partite. Sì. Volevo fare una notazione su questo. La settimana scorsa non c'è stata una sola partita di pomeriggio, di domenica della Serie A. È stata una cosa vergognosa. E poi tutte le altre partite, un po' il sabato, un po' il lunedì e un po' la domenica sera, francamente. Io credo che continuando in questo modo. Spezzatino. Che ormai riguarda anche la Lega i tifosi Pro. Si allontaneranno. L'Aquila gioca dopodomani alle 12.30, per esempio. Un disastro. Il Teramo giocherà poi al pomeriggio. Invece. Allora, Giovanni, la tua rafficona sullo Spezia, formazioni, caratteristiche dei calciatori. Sì, allora andiamo subito a vedere la probabile formazione. Non ci sarà Cianaggia, infortunato, non ci saranno Bianchetti e Bakic impegnati con le rispettive nazionali. Questa è la probabile formazione. In porta c'è Cici Zola, che è un argentino, ex River, compagno di Abecasis, che gioca nel Pescara anche se non ha ancora esordito, suo compagno nel River Plate, è un classe 90. Lui apre lunghissimo elenco di stranieri che compongono lo Spezia. A destra c'è Milos, terzino croato, un altro giovane, classe 93. A sinistra invece non ce la fa migliore, bloccato da un virus. Al suo posto Luna, che è uno spagnolo, ex Siviglia, cresciuto nel Siviglia, ex Almeria, viene dall'Aston Villa.
in prestito, girato lo Spezia dal Verona. In mezzo Datkovic al posto di Bianchetti, un croato, e Valentini, che non è italiano, è argentino, purtroppo lo ricorderanno i tifosi del Pescara, perché all'andata fece goal, una doppietta, se non sbaglio, sì, due gol nel 2-1 finale. Poi i due davanti alla difesa, un altro spagnolo, Quande, un classe 86, e poi Brezovec, questo è un po' l'ispiratore della manovra, quello che ha il piede migliore, se non ricordo male, proprio i due calci di punizione battuti a Pescara quando ci furono i gol di Valentini, entrambi furono proprio calciati da Brezovec, che è un croato, già tre gol in campionato. E poi un terzetto alle spalle dell'unica punta, che è Giannetti, De Las Cuevas a destra, molto rapido, bravo nell'uno contro uno, ex Osasuna, Atletico Madrid, uno spagnolo. A sinistra Situm, 23 anni, croato anche lui, 4 gol in campionato. Catellani, che non ha bisogno di presentazioni, ex Sassuolo, il capocannoniere della squadra, 13 gol. E Giannetti, che ormai ha smaltito l'infortunio dell'anno scorso, i legamenti, si è ripreso alla grande, per lui 6 gol. Secondo me è un elemento molto molto temibile. Non dimentichiamo che in panchina ci sono Nenè, ex Cagliari e Verona, Stevanovic e Cisotti, questo per quanto riguarda il reparto offensivo. Una squadra che solitamente ha un ritmo molto alto, l'ho vista due o tre volte ultimamente, anche se è capace, quando, specie quando passa in vantaggio, di addormentare un po' la partita. Bielizza, quando l'allenatore, vabbè, Bielizza 44enne, croato, quando è arrivato alla Spezia ha detto: a me non piace il gioco ragionato, non voglio tanti tocchi durante lo sviluppo dell'azione. In effetti è una squadra che, insomma, ha un gioco molto 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 ordinato, abbastanza veloce, però ripeto, quando passa in vantaggio ha questa capacità di addormentare un po' i ritmi, governare la partita. Contro il Livorno ha fatto così, poi esplodendo nella ripresa con un 3-0 clamoroso. Lo Spezia, lo ricordavate anche voi, è quinto in classifica, a due punti in più del Pescara, e lo stesso rendimento del Pescara delle ultime 7 giornate: 4 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. L'aveva anticipato Luigi, in casa ha perso soltanto contro Carpi e Avellino. 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte nelle 15 gare casalinghe. Giancarlo, quindi un avversario temibile, non solo perché ha 2 punti in più del Pescara e quindi già per questo, diciamo, va rispettato, però dalle caratteristiche dei tatti, tecniche dei calciatori, mi pare che è una squadra temibile. Ma infatti volevo fare un'osservazione, non agli altri, a me stesso. Quando abbiamo parlato di formazioni che possono andare ai playoff, ma non adesso, all'inizio stagione, lo Spezia l'abbiamo sempre un po' messo in disparte, sì. Però in realtà è una squadra che nutre grandi ambizioni e potrebbe farcela. Per esempio, ho letto l'altro giorno un'intervista all'amministratore delegato del Pescara, Iannascoli, proprio sul centro, dove Iannascoli dice che secondo lui lo Spezia va in Serie A. Perché è una squadra forte. Quindi che Pescara non ci va, perché il Carpi già andato in Serie A, lo Spezia così in Serie A. Io così ho letto, mi sembra. Ci ha spezzato il sogno. È importante non perdere. Sì, per quella partita, però in generale un pronostico la mette tra le squadre favorite per la Serie A, effettivamente. Poi col senno di poi, è chiaro che quella sconfitta dell'andata grida un po' vendetta. Adesso pesa, perché comunque sia non solo un punto in più tu, ma due in meno loro. Certo. Quindi stesso discorso col Bologna. Certo. Vabbè, però di questo, il Pescara ha perso pure 5-0 in casa con il Carpi, diciamo, non ricordiamo le traversie di questo campionato. Giovanni, nella pausa pubblicitaria mi parlavi di un aneddoto sull'allenatore dello Spezia. Sì, è stato presentato proprio ieri. Adesso che senti il titolo del libro, biografia di Nenad Bjelica, che è un personaggio comunque sui generis, conosce 5 lingue, ha viaggiato tanto da calciatore, ha giocato in Spagna, in Austria e in Germania, ha allenato l'Austria-Vienna l'anno scorso e poi è stato portato alla Spezia in questo asse un po' tra Rijeka e la Spezia, che si è creato con il passaggio anche di tantissimi croati. Il libro è scritto da un collega che scrive su collabora con Tutto Sport, con il Secolo XIX, con il Città della Spezia e varie testate, che si chiama Armando Napoletano. Il titolo del libro è Bjelica, l'ultimo degli Zeman. Non ci sono grandissime affinità, secondo la mia opinione, per quanto riguarda il gioco proposto. C'è però, per quanto riguarda un po'
la sua, il suo carattere, no? Se Zeman viene definito l'ultimo dei ribelli, Bielizza è l'ultimo degli Zeman, scrive Armando Napoletano, allenatori che escono dallo stereotipo di chi dice sempre le stesse cose, spegnendo emozioni e sensazioni. Bielizza, come Zeman, soprattutto in questo, no, porta qualcosa di nuovo. Diciamo che noi adesso dovremmo cercare l'indirizzo dell'ordine dei giornalisti della Liguria per chiedere la radiazione del collega Armando. È un collega, è un caro amico, quindi. Allora, direi, volevi aggiungere qualcosa sullo Spezia, Luigi? No, mi pare che Giovanni stiamo leggendo la lista dei nomi, stiamo immaginando Giovanni in telecronaca, credo che il nome più interessante per lui sia quello di Michelangelo de las Cuevas, che è quello più interessante da pronunciare. Tra l'altro, io ho fatto un gol contro il Real Madrid con la maglia dello Sporting Gijón a Mourinho, e lo Sporting Gijón vinse 1-0 al Santiago Bernabéu. Giovanni, allora, proiettiamoci, mancano 13 minuti alla fine della trasmissione, vediamo che probabile formazione del Pescara hai schierato, se è probabile oppure se l'ha detto Baroni o se hai avuto delle indiscrezioni da Baroni. Ci dirà le ultimissime, quindi siamo ampiamente coperti. Andiamo con la probabile del Pescara. Vabbè, porta Fiorillo, che peraltro è un ex Marco Sansovini. Difesa Pucino a destra, Rossi a sinistra, Salamone e Fornasier centrali, quindi torna titolare Fornasier. Politano a destra a centrocampo, sulla corsia opposta Zampano, in vantaggio su Pasquato. In mezzo Brugman e Zuparic, perché non c'è Memusciai, impegnato in nazionale, non c'è nemmeno Bjarnason. In attacco Melchiorri e Sansovini. Allora, Giancarlo, sì. Prima Giancarlo, poi Luigi, sì, per vedere le ultimissime. Il fatto che abbia spostato Zampano, togliendolo di nuovo ed entrando un po' in contraddizione Baroni, perché Baroni nell'ultima intervista dopo partita ha detto che lui con difficoltà cambia i giocatori che si esprimono bene in un ruolo spostandoli. Zampano, abbiamo detto prima, sta facendo bellissime partite sull'out di destra, e infatti l'ha spostato sull'out di sinistra al centrocampo. Però lì non ha, secondo me, lui non si fida di Caprari e l'esperimento Pasquato. Io ho fatto la fredda cronaca, nel senso che non ho detto io, potevo evitare di dire che cambia con difficoltà i giocatori, secondo me è una contraddizione in termini. Ma in ogni caso, sì, Giancarlo, ti volevo dire, stante il recupero di Politano sulla sinistra, sì, l'avanzamento di Zampano ci dice una cosa: Caprari mi pare che sia stato a questo punto del campionato ormai definitivamente bocciato, ma anche Pasquato, che era stato schierato sull'out di destra al posto di Politano nella partita casalinga contro il Bari, mi pare che se dovesse essere questa la formazione, mi sa di una bocciatura anche per lui. Non lo so, nel senso, allora, intanto partiamo da questa formazione e io spero che sia questa, perché c'era anche l'eventualità che Zampano giocasse alto ma a destra e Politano a sinistra, perché Politano è mancino. Però secondo me è meglio non spostare troppo, perché loro sono abituati a certi schemi, adesso non in a schemi con Politano a destra, del tipo di giocate, perché Politano a sinistra potrebbe cercare di andare sul fondo e crossare perché è mancino, ma ormai i due attaccanti sono abituati a giocare con lui a destra quando si accentra, quindi io spero che sia così. Per quanto riguarda il discorso Pasquato, io non so se è una bocciatura, io credo che Pasquato, se deve fare 90 minuti da esterno alto con le due fasi, che lui fa, diciamo, nel senso che obbedisce alle disposizioni tattiche, però si sfianca perché non è nelle sue caratteristiche. Mentre invece Pasquato nell'ultima mezz'ora di ogni partita, a maggior ragione quando lui entra fresco e gli avversari sono già in campo da un'ora e quindi hanno speso già qualche energia, secondo me può diventare un valore aggiunto importantissimo. Quindi non so se è una bocciatura, probabilmente è una risorsa che si è voluto tenere per dopo. Luigi, sei favorevole a quello che dice Giancarlo? Cioè Pasquato non schierato perché potrebbe essere determinante nell'ultima mezz'ora, sì, oppure perché non ha il passo del centrocampista? Su questo discorso sono d'accordo, però non credo che a Baroni sia piaciuto Pasquato quando lo ha schierato in quella
quella, di quella zona del campo. Poi insomma, cioè in effetti si è sacrificato. Sì. Più Caprà non è il suo ruolo. Su Caprari penso che sia un discorso, non è il suo ruolo, si è, mettendoci due dei due, si è sacrificato di più Caprari quando ha giocato da centrocampista di Pasquato. Però fatemi sentire bene, che volevo sempre sapere che pensava Luigi su questa cosa. Secondo me, perché la scelta di Baroni va più nella direzione di utilizzare nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, Pasquato? Questo anche perché Pasquato ha un calcio da fermo mortifero, per esempio, quindi può essere un'arma in più durante la partita, però credo che a Baroni non piaccia Pasquato in quella posizione del campo, come non ritiene in questo momento idoneo Caprari, anche per una questione caratteriale. Questo giocatore non è ancora riuscito a fare il salto di qualità. Io parlo anche a livello mentale, so che tu la psicologia applicata al calcio non la vuoi sentire, però in questo caso credo che sia proprio così. E quindi penso che anche Zampano gli dia maggiore copertura. Giovanni, Fornasier recupera il posto titolare solo perché... Per la tua gioia. No, per me sì, per me Fornasier con Salamon è il migliore difensore del campionato, quindi... Con Salamon non anch'io sarei... No, dico, Fornasier però trova la maglia titolare solo perché Zuparic viene spostato in avanti, secondo te? Secondo me sì, in questo momento sì, perché Zuparic sta facendo benissimo negli ultimi tempi e si è guadagnato la fiducia di Barone. Però io vorrei tornare un attimo sulla formazione, sì, se Dino ce la rimanda, perché vi vorrei far notare una cosa, no? Perché rispetto alla partita contro il Bari sono variazioni significative. Col Bari era iperoffensiva la squadra, è no? Iperdifensiva. No, adesso ci sono sei difensori, lo dicevamo l'anno scorso con Cosmi, quando li schierava Cosmi, ci sono sei difensori su 11, quindi c'è 7 però, con il portiere Zuparic, Zampano, Rossi, Fornasier, Salamon e Pucino. Sì, oltre all'emergenza è anche secondo me il tipo di gara che ha indotto Baroni a cambiare, perché non ho capito perché non può giocare Pasquato. Se Pasquato ha giocato contro il Bari, contro una squadra comunque forte, quando a centrocampo non c'era Zuparic, o ricordo male, c'erano Brugman e Memusciai, quindi non lo so. No, questo diciamo per la grande gioia di Giancarlo, che finalmente potrà vedere come si chiamano le transizioni, cioè una squadra che può fare catenaccio e partire in contropiede, o no? Ma la transizione, diciamo la definizione esatta, non è proprio catenaccio e contropiede, è il passaggio da una fase di gioco, che può essere di attacco degli avversari, a un'altra, cioè nel senso quando recuperi palla fai, quindi sarebbe catenaccio e contropiede, però diciamo che la dobbiamo apparecchiare diversamente da un punto di vista. Allora Luigi, questa formazione però che schiera, che ha al suo interno sei giocatori diciamo con vocazione più difensiva, potrebbe però permettere finalmente a Melchiori di giocare più vicino alla porta. Sì. Cioè il lato positivo di questa scelta può essere il fatto di liberare finalmente Melchiori negli ultimi 30 metri. Sì, sì, sono d'accordo con questa cosa. Io spero che non venga riproposto un'altra volta anche in partita in corso il tridente con Melchiori esterno, perché è veramente una bestemmia. Quindi sicuramente in questo caso Melchiori potrà giocare molto molto più vicino alla porta. Tra l'altro per Melchiori domani sarà anche una partita particolare, scusate il gioco di parole, perché domani l'Atalanta andrà a seguire Melchiori alla Spezia. L'Atalanta è andata forte su Melchiori, c'è stato già un contatto con la gente, e domani ci saranno degli osservatori, credo che ci sarà anche Lele Zamagna, che lavora per l'area tecnica dell'Atalanta, a vedere Melchiori al picco. Ovviamente noi, nel senso mi do il plurale maestatis, ci auguriamo che l'Atalanta il prossimo anno disputi il campionato di Serie B, così, per due motivi, così che diciamo... si salverebbe una squadra al posto dell'Atalanta in Serie A, ma soprattutto Melchiori a quel punto Serie B per Serie B dovesse restare anche a Pescara in Serie B, potrebbe decidere di restare ancora a Pescara. Io credo che il Pescara a fine anno credo che Melchiori possa andare via. Chiaramente se il Pescara dovesse andare in Serie A e puntare forte su Melchiori, vedremo. Comunque il Pescara si sta muovendo per fare un mercato diverso, quello che mi risulta, i giocatori che stanno contattando eventualmente ci invita a invitarti a brevissimo per parlarci già del calcio mercato. Io credo il Pescara si sta muovendo secondo me per fare un altro campionato di B, calcolando i giocatori che si sono dando. Qualora dovesse arrivare la Serie A, questi giocatori che verranno presi, che mi risulta che alcuni sono stati già quasi bloccati, potrebbero poi essere mandati in prestito. Allora fra qualche minuto ti chiederò di dire quali sono questi giocatori sondati. Ti volevo fare però un'altra domanda. Qualche settimana. No, ti volevo fare un'altra domanda prima. No, ci dai le ultimissime su Politano? Politano sta bene. È recuperato, anzi è il giocatore che preoccupava meno Baroni.
Quello che destava più preoccupazione era sicuramente Rossi, che aveva un problema serio, un indurimento, c'era anche una inizialmente c'era anche una sospetta elongazione del muscolo, così non è stato. Invece per Politano sta bene, è stato soltanto fermo precauzionalmente, ma Baroni non rinuncerebbe mai a Politano. Questa è una cosa che insomma, ci ha detto anche a fine conferenza stampa l'altro giorno, sta bene, quindi giocherà. Quindi abile arruolato, dovremmo ritrovare sì. Il Politano, diciamo, che sì, ci sì. aveva lasciato qualche settimana fa. Giovanni, stavi dicendo... Melchiorre di fronte ad una buona offerta. Ma via, Melchiorre va via. Però il Pescara, secondo me... Credo un 4 milioni, forse, la valutazione più o meno. Di Melchiorre. Sì. Dicevi che, scusami Giancarlo, dicevi che fra qualche settimana potremmo sapere qualcosa. Qualche nome ce lo può fare. Qualche nome dire. Stasera ce lo potete fare, no? No, il Pescara, che secondo voi il Pescara si sta muovendo. Per esempio, la scorsa settimana Peppino Pavore era a vedere dell'Orco dell'Ascoli. A me risulta, per esempio, che il Pescara ha già bloccato due giocatori. Adesso che dirò i nomi, questi sono dei pazzi, però vedremo poi cosa succederà. Ha già bloccato due giocatori del Bassano per il prossimo anno. Non faccio i nomi perché non li ho ancora scritti, quindi non li dico. Però ha bloccato anche un altro giocatore in Lega Pro. Sta parlando col procuratore di La Padula. Però per una sorta di gentleman agreement con il Teramo non ha ancora affondato del tutto. Sì, che è del Parma che sta per fallire. Ma diciamo che Peppino gira parecchio. Allora, no, però sì. L'identikit non ci hai fatto i nomi, però ci hai fatto i nomi delle squadre. Esterni fatto di centrocampo. Della Lega Pro. Esterni di centrocampo e un attaccante molto molto forte che sta facendo tanti gol in Lega Pro. Vuol dire che si sta muovendo bene Peppino Pavone, perché sì, se sono questi i giocatori... Sull'attaccante credo si stia muovendo più Repetto. No, però dico, pescare nel campionato di Lega Pro, pescare in squadre assolutamente insospettabili, ci fa ritornare alla mente il Peppino Pavone, che mattone dopo mattone assieme a Zeman ha costruito diverse Zemanlandie. Poi te la butto lì, ma se il prossimo anno dovesse un'altra volta innescarsi il tormentone Zeman? Ma io per lui non sarebbe un tormentone, per lui sarebbe qualcosa. Il mio sogno è che Zeman salvi il Cagliari, lasci il Cagliari in Serie A e torni a Pescara. Questo, diciamo, appunto è un sogno. Se si avvererà, non sto svelando nulla. Ho parlato con nessuno, ovviamente, nel senso che comunque ho le mie informazioni, ma sto soltanto esplicitando, ho risposto a una tua sollecitazione. Il mio sogno sarebbe uno Zeman che salva il Cagliari, lascia il Cagliari in Serie A, rifiuta il rinnovo del contratto e ritorna sulla panchina del Pescara. Però appunto è un gioco. Riapriamo il tormentone. Però Pavone proprio a Luigi qualche giorno fa ha detto che non si sono sentiti ultimamente. Chiaramente io anche posso dire che ci sono sentiti uno sconosciuto, invece sanno che ci siamo sentiti fino a un minuto prima. Secondo me si sono sentiti, si sentono e come. No, a proposito di Zeman vorrei ricordare una cosa un pochino più seria. Che lunedì sarà il terzo anno della scomparsa di Franco Mancini, quindi insomma sarà anche questo, insomma, è anche giusto ricordarlo, insomma. Certo, noi lo ricorderemo nella prossima puntata, che non avevo detto all'inizio, lo dico adesso, che siamo praticamente in chiusura di trasmissione. Andremo in onda di mercoledì, perché il Pescara giocherà giovedì la partita casalinga, come tutte le altre squadre della Serie B. Nella puntata di mercoledì troveremo la maniera migliore per ricordare Franco Mancini. Un altro lutto ha colpito anche l'ex allenatore del Pescara, è morta sua suocera, oggi infatti non ha diretto l'allenamento al Cagliari, e facciamo le nostre condoglianze alla famiglia di Zeman. Però adesso siamo davvero in chiusura, direi, dato che l'altra volta Giancarlo ha centrato in pieno quasi anche il risultato della trasferta del Pescara a Carpi, chiederei a Giancarlo di formulare di nuovo un suo pronostico per la partita di domani. Siamo proprio in chiusura, Giancarlo devi essere velocissimo. 1-2 penso. Vince il Pescara secondo te? 1-2 sì. Luigi, te la senti di fare un pronostico? 1-1. 1-1. Giovanni? Non li faccio. Giovanni, non li fai i pronostici, quindi se dovete giocare, vi dovete recare alla SNAI per giocare, potreste giocare, secondo le indicazioni di calcio totale, un X2.
Anche questa sera, dunque, con un po' di leggerezza, il nostro viaggio attorno al calcio è terminato. Io ringrazio come sempre Giovanni Tondodonati. Grazie a te, Oscar. Giancarlo Febbo. Grazie a voi. E grazie davvero a Luigi Di Marzio. Grazie a voi, buonasera. Noi, come vi ho detto prima, ci rivedremo mercoledì prossimo e non venerdì, perché c'è l'anticipo pre-pasquale. Buona settimana e buon calcio a tutti.